Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video molto speciale. Per il video di oggi volevo proporvi qualcosa di particolare e difatti ho deciso di racchiudere le mie 5 migliori creepypasta del 2015. Queste creepypasta saranno ovviamente rimasterizzate, di conseguenza saranno in una versione migliore e con una maggiore qualità. Detto ciò, non indugio oltre e via col video. Mezzanotte. Il suono delle campane di Porto Algepoli si sente fin quassù. È il momento di scendere. Fluttuo lentamente. Pregusto già il loro pianto, adoro i volti contorti, le lacrime copiose che dilagano sui loro volti, gli striduli acuti che emettono. Non vedo l'ora. Soffri, bambino. Soffri fino all'alba. I tuoi strepitii mi fanno tanto piacere. Non chiamare la mamma, non ti sente, non c'è più. Il tuo dolore durerà fino al sorgere del sole. Ora dopo ora, le tue urla si fanno sempre più fievoli, come la mia gioia. Mi sono stancato. Muori. È mezzanotte, sto arrivando. Vedi di farmi divertire. Non ti muovere, non hai speranze. Io sono il cupo mietitore. Non fuggirai alla mia sete di dolore. I ricordi ogni tanto riaffiorano. Già, quando sei solo, al buio, tutto torna in mente. Ricordo i viaggi, le vittorie, le avventure, le sconfitte. Adesso, anche la più futile battaglia, la più banale sfida. Tutto sembra far parte di un unico grande tassello, fondamentale per la mia storia. Quella sensazione di essere guardato, sai, è tanto che non la provo. È da tanto che non vedo i miei Pokémon, il mio rivale, Hawk, mia madre. E la cosa mi dispiace. Nonostante quel mio destino già scritto, quella mia presunta bravura che mi aveva fatto odiare me stesso, adesso nostalgia. Voglio andare a Biancavilla, affrontare il primo percorso, combattere. Non importa con chi, non importa con quale esito, solo combattere. È questo ciò che voglio. Non mi era mai capitato. Ed ora che le mie lacrime ricoprono il mio volto, mi sento in colpa con me stesso, con mio padre, che mi insegnò ad essere forte. Quasi credevo che i miei occhi, rossi come le fiamme, prosciugassero le lacrime, anche quando era impossibile non piangere. Ma i ricordi, loro sì, loro hanno una forza devastante. Solo che sono solo memorie, ricordi di ciò che mai tornerà indietro. Non avrò più una mia storia, una possibilità. Sono finito nel dimenticatoio. Rimarrò per sempre qui, rinchiuso in questa casa, in questa stanza, su questo scaffale, in quella scatola, in questo gioco, in questo salvataggio. E con me non ci sarà nessuno se non i miei ricordi. Io fissavo lui, lui fissava me, un po' come se stessimo giocando, quel gioco che i bambini fanno, quello di fissarsi senza battere ciglio.
Eppure, ieri era normale, già, un quadro normalissimo, come lo era sempre stato. Non mi steccava gli occhi di dosso. Vado a destra, i suoi occhi a sinistra. Vado a sinistra, i suoi occhi a destra. Din don, le 5 di mattina. Tutti dormivano. Del resto, è normale per me, un maggiordomo come tanti, essere il primo a destarsi e l'ultimo a coricarsi. Riuscivo ad udire il costante russare del padrone fino a qua, e lo sentiva anche lui, il quadro. Non aveva smesso, il suo sguardo non si era schiodato dal mio per un solo istante, non sembrava cedere. Lo stava vincendo lui, il gioco. Strano, perché non avevo mai provato sonno appena sveglio, eppure in quel momento i miei occhi, il mio corpo, chiedevano tregua per qualche strana ragione. La vista iniziava ad offuscarsi, quelle due pupille inchiodate al muro si facevano sempre meno nitide. D'un tratto percepii uno strano liquido riversarsi sulle mie membra, le stesse membra che si lasciavano sfuggire qualcosa di impercettibile, invisibile, ma indispensabile. Diedi un'ultima occhiata al quadro. Normale, come al solito. Lui mi passò di fianco, una massa di gas, mi guardò e per un attimo i nostri sguardi si incrociarono. Poi si diresse verso il corridoio di destra, dove c'era la camera di Matilde. Alla fine aveva vinto il gioco. Immerso nel surreale silenzio di questo cimitero disperso, non so più riconoscere me stesso. Riflettendo il mio corpo, tra le acque di questo specchio, intravedo anche quel briciolo di anima che credevo di aver perso. Già, perché anche da morto non sono un guscio vuoto. Ma se l'anima non ha due facce, il mio corpo sì. Il riflesso le compara, me le pone davanti come se dovessi scegliere, passato o presente. L'immagine riflessa si sgretola alle mie lacrime represse, quel mio volto, impolverito e sorridente, si scompone, creando smorfie dall'espressione differente. Immagino di aver scelto il presente. Ma in quel riflesso vorrei vedere ciò che fui e non sarò. Un ragazzino che correva spensierato per i campi con il suo Pokémon appresso, illuminati da quel sole d'estate che mai rivedrò. Perché in questa accesa oscurità ho imparato a guardare nel profondo della mia anima. Ho scrutato i ricordi che la martellano, la sfracellano, ma che allo stesso tempo le fanno pensare. Per vivere, cosa ho fatto di male? Sta per finire. Finalmente potrò tornare a casa. Non vedo l'ora. Voglio riabbracciare la mia famiglia, mio figlio. È tanto che non li vedo. Questo lavoro è snervante. Tutto il giorno immerso in questi rumori di macchinari, luci ad intermittenza. Voglio staccare la spina, almeno per un po'. È mezzanotte, la centrale
Dovrebbe chiudere adesso. Dai. Resisti. Ancora un po'. Solo un attimo. Queste luci. Basta. Un rumore. La campanella, forse. Posso andarmene. Ma perché stanno tutti fermi? Guardo in faccia ogni mio collega, ogni mio superiore. La bocca spalancata, le pupille dilatate, tutti terrorizzati. Qualcosa non va. Come un'onda che si abbatte sulla costa durante una tempesta, quel fluttuo di elmetti inizia a correre verso l'uscita. E allora corro anch'io. Sfreccio tra fiamme e scintille. Inizio a capire quando vedo dei corpi accasciati al suolo. Ormai sono solo. Sento un lamento lugubre. Qualcuno sta soffrendo, non ho tempo, devo uscire. Vengo abbagliato da una luce diversa dalle altre, calda, naturale. Sole. Mi getto all'inseguimento di quel miraggio. Gli vado incontro, a braccia spalancate. Sento il profumo di libertà, la luce solare, la brezza del vento di mezzanotte. Provo ad alzarmi. Non ci riesco. La paralisi si sta diffondendo. Il Pokémon uccello ha rivendicato il suo dominio. Cado a terra. Il mio destino è segnato come quello della centrale. Attorno a me tutto esplode. Una spranga di metallo mi si conficca nel ventre. Con l'ultimo bagliore di lucidità penso alla mia famiglia. Penso a mio figlio. Come crescerà senza di me? Come farai, Red?